Voi conoscete la sigla ACAB? La conoscete, no? Sì. Ci abbiamo fatto pure un film, se non sbaglio. Allora è chiaro che quando c'è di mezzo l'autorità costituita, i reietti cosa fanno? Non aspettano altro che unirsi per fronteggiare le forze dell'ordine. Quindi tutto quello che può essere racchiuso in un confronto tra tifoserie in realtà è un pretesto per mettere a dura prova l'ordine costituito. Io ieri ho visto uno spettacolo straordinario allo stadio. Vedete, ci sono alcuni napoletani di cui io non faccio nemmeno il nome che si permettono di fare delle interviste dicendo non capiamo perché De Laurentiis sia così restrittivo. C'è troppo ordine allo stadio, una volta si faceva più casino. Beh, io dico sempre, il casino ve lo fate a casa vostra, perché lo sport è sport e il tifo deve essere assolutamente un tifo sano, perché allo stadio ci vanno famiglie, ci vanno bambini, ci vanno adolescenti ai quali non bisogna assolutamente far fare un giro di passo di cocaina, né di fumare la marijuana, né di far vedere un'arma, né di far vedere che in fondo il Napoli siamo noi, perché questo è il leitmotiv di 300-400 persone. Probabilmente ieri erano fuori come cani sciolti appresso alle forze dell'ordine, ripeto, e diciamo con la scusa di fronteggiarsi con i tedeschi. Ora, io ieri ho visto uno stadio inglese, cioè l'Inghilterra è l'unica nazione dove un primo ministro, e qui mi dispiace per la politica italiana, perché la politica italiana se n'è sempre lavata le mani, l'unico premier, una donna, guarda caso, io mi aspetto che la Meloni faccia lo stesso, io sono anni che dico prendete la legge inglese e applicatela negli stadi, perché voi pretendereste che noi dovremmo investire i nostri soldi nel rifare degli impianti che poi vengono devastati, ma non ci pensiamo minimamente. Quindi non si tratta di dire adesso arriveranno i campionati nel 2032 per cui partiranno i finanziamenti di 200 milioni a stadio per rifare gli stadi, ma non ci pensiamo nemmeno, perché se qui non viene regolamentata la frequentazione dello stadio non esiste questa possibilità, cioè lo stadio deve essere un luogo sacro dove questa rappresentazione scenica importantissima viene rappresentata e poi viene trasmessa. Ieri avremmo avuto 1 miliardo di viewer nel mondo e io sono fiero di aver dato un'immagine come se fosse il calcio inglese, che è il più remunerato del mondo. Per dire, qui bisogna cambiare tutto. Allora io dico, ma perché la signora Ursula von der Leyen non si mette in testa di prendere in mano questa situazione, visto che ci sono centinaia di milioni di tifosi in Europa, che sono centinaia di milioni di elettori possibili? Che dobbiamo fondare un partito politico del calcio a livello europeo? E cioè, voglio dire, se il calcio è la cartina di tornasole per sopprimere tutte le differenze sociali, tutte le problematiche che esistono nelle persone, perché uno regala 90 minuti di puro impegno sportivo e di divertimento, e poi dopo non lo possiamo però inquinare o farcelo inquinare da chi dovrebbe tutelarci e non è all'altezza di farlo. È chiaro il ragionamento? Quindi voi poi traetene tutte le vostre deduzioni non coinvolgendomi, perché io mi farò coinvolgere soltanto quando sarà finito
il campionato e allora faremo una conferenza stampa ad hoc su quelli che sono i problemi politici del calcio.